portare nelle scuole, nel programma didattico vero e proprio, l'educazione al territorio, che passa attraverso l'educazione alla terra e quindi ai suoi prodotti, quindi al cibo e al vino. Un progetto che, un'idea che è nata da Wine Music, un'azienda importante come Antinori, ha subito sposato e portato nel Chianti Classico. Perché progetti come questi e l'obiettivo che si pongono sono così importanti da sostenere? Sicuramente per noi è un progetto molto importante, l'abbiamo sempre pensato negli anni, ma con una struttura del genere, una nuova cantina come questa del Chianti Classico, è più possibile. E anche perché in fondo dopo tanti anni, 5 di lavori, di ristrutturazione, volevamo coinvolgere definitivamente, finalmente, anche tutte le scuole e sicuramente una fascia di età anche più, dall'asilo alla materna, in un progetto del genere. Quindi un coinvolgimento sin dall'inizio, sin dalla prima età, nella natura, che per noi è molto importante perché noi ci viviamo, ma riteniamo che le generazioni future per loro sia fondamentale. Natura, sicuramente poi i prodotti della natura, quindi non solo l'uva nel nostro caso, ma anche il cibo in generale, e riuscire a coinvolgerli e a far sì che sia nel loro DNA fin dall'inizio. E che poi insomma sia un'esperienza che poi negli anni insomma che si ricordi qualche cosa e sicuramente che sia diciamo più normale, più routinaria di tanti, invece tanti bambini che magari non hanno avuto questa possibilità, quindi per noi questo è molto importante. Ecco, un progetto nato dall'idea di privati, poi dall'incontro con le istituzioni, insomma. In Italia se ne parla tanto di questa educazione alimentare nei programmi scolastici da anni, a livello sistemico non si è riuscito a farle, magari iniziative come queste, anche appoggiate da realtà leader come la vostra, possono servire da stimolo. Assolutamente sì, se possiamo essere lo stimolo, speriamo di esserlo veramente, nel senso che ci teniamo in maniera particolare. Io forse perché ho un bambino piccolo di 2 anni e quindi lo vivo in maniera molto, molto vicina, e trovo che in Italia c'è molto da fare per questo e quindi bene che si inizi. Ed eccoci qua per aver iniziato e appunto ci crediamo e vogliamo sicuramente ampliarlo e far sì che si possa, fatto in maniera professionale e correttamente nella maniera didattica possibile, che questo sia un buon inizio. Perché un progetto di educazione come questo raggiunga i suoi obiettivi e sia duraturo nel tempo, abbia una programmazione, quanto è importante che sia calato nel contesto scolastico all'interno del processo educativo vero e proprio e non sia un'attività in più come a volte capita? Diciamo che è l'aspetto fondamentale perché un progetto si inserisca in maniera adeguata, è diciamo la caratteristica principale del progetto stesso, per il suo approccio appunto interdisciplinare con il quale va ad inserirsi nella programmazione didattica senza sconvolgere la programmazione né a livello di tempi né di modalità, per cui diventa appunto l'argomento integratore attraverso il quale poi le varie discipline vanno ad approfondire l'argomento stesso, quindi diciamo che è la peculiarità del progetto stesso questa. E come si lega praticamente questo progetto con le altre materie e come si cattura poi l'attenzione dei bambini a temi come questi? Ma l'attenzione parecchio si raggiunge attraverso un metodo laboratoriale, per cui il fare scuola facendo un po' meno scuola, quindi con attività a livello esperienziale che senz'altro attivano la motivazione e l'attenzione degli alunni, con le altre discipline, perché comunque attraverso questo progetto si fa storia, si fa geografia, si fa educazione linguistica, approfondendole appunto attraverso gli argomenti del progetto stesso, che possono essere la storia dell'ortaggio, da dove deriva, la collocazione geografica e quant'altro.
L'altro aspetto fondamentale del progetto e altamente motivazionale è l'aspetto della socializzazione, quindi dell'aggregazione, in quanto attraverso il progetto si vanno a fare esperienze comuni, a condividere comunque emozioni, stati d'animo che senz'altro sono positive. Come si fa praticamente a spiegare ai bambini il valore del territorio, quindi dell'agricoltura e di conseguenza poi anche del cibo e del vino che assaggeranno quando saranno più grandi? In pratica, cosa si fa concretamente in questo progetto? Allora, noi come abbiamo due obiettivi fondamentali in questo progetto che cerchiamo di raggiungere a fine anno, che sono uno, quello di avvicinare il più possibile i bambini al territorio e a quella che è la realtà produttiva del territorio, e l'altra educarli a un'alimentazione corretta. Ovviamente abbiamo cercato di far capire che i prodotti del territorio sono quelli che vanno preferiti e vanno comunque da loro più utilizzati, in quanto vicini a loro. Ultimamente abbiamo fatto delle marmellate con loro, marmellate che poi loro hanno confezionato e portato a casa, e i genitori poi ci hanno riferito quanto loro erano orgogliosi di portare a casa un prodotto fatto da loro. E ci è piaciuto anche portarli oggi qui a vedere la cantina, perché è un posto che loro vedono sempre da lontano, no? Vedono questo grande edificio che magari mette anche un po' di timore. Il fatto che loro siano oggi entrati qui e abbiano capito, visto cosa c'è dentro, sicuramente li lega in qualche modo a questa nuova realtà che c'è qui.